Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Alla sede del quartiere 5 a Villa Pallini c'è un importante momento per un progetto scuola-lavoro che il quartiere 5 appunto fa con il liceo musicale Dante. Due classi di ragazzi, il progetto si chiama Consigliere per un giorno, un percorso di conoscenza di come funziona il consiglio di quartiere, e i ragazzi stessi celebreranno stamattina da consiglieri una riunione di consiglio di quartiere. Evidentemente si tratta di una simulazione che però avrà tutte le regole del consiglio di quartiere stesso e produrrà atti che i ragazzi hanno costruito appunto nel percorso fatto fra un momento precedente al quartiere e dei laboratori fatti a scuola, per sollecitare il consiglio di quartiere vero ad adottare alcune iniziative pensate da loro. Di Gennaro. Fagioli. Mi viene il panico, cioè io non l'ho mai fatto questa cosa e quindi è strano per me, cioè anche gli altri penso siano nella mia stessa situazione, quindi un po' di ansia ce l'ho. È una grande responsabilità e è un grande peso. Noi presentiamo la mozione riguardo la creazione di un centro artistico polivalente. Siccome all'interno del quartiere c'è una forte presenza di giovani e una scarsa presenza di luoghi di creazione, abbiamo pensato di creare questo centro nel quale chiunque possa esprimersi per quanto riguarda l'espressione artistica. È comunque interessante e ci dà molti sbocchi e opportunità per fare progetti che potrebbero piacerci molto. Chi è favorevole? Le fasi sono due, una prima di preparazione che stamani mattina per una classe ha il suo momento culmine e una seconda in cui le varie iniziative che i ragazzi hanno immaginato di realizzare possano essere realizzate davvero all'interno del territorio del Comune di Firenze, del quartiere 5 in modo particolare. Sia primavera-estate 2017 e autunno 2017 costruiremo le occasioni in cui i ragazzi potranno essere presenti nel tessuto del quartiere con occasioni di incontro prevalentemente musicali organizzate, pensate da loro e proposte in circostanze diverse a tutte le cittadinanza. Un'iniziativa che secondo me sarà veramente molto importante per i ragazzi, perché in questo modo capiranno quelle che sono le regole fondamentali della democrazia, quando una maggioranza e una minoranza devono discutere su appunto questioni che riguardano poi la società, la vita quotidiana di tutti noi. I ragazzi si stanno comportando molto bene, siamo molto contenti, i ragazzi stessi sono molto contenti, anche le famiglie, e ci aspetta poi la seconda parte del progetto nella quale i ragazzi dovranno loro stessi promuovere delle iniziative da realizzare all'interno del quartiere, seguendole in tutto il loro iter.